Salve a tutti gli amici, parliamo di calcio, sono Matteo Catelli e mi trovo in compagnia di Ildebrando Panfili per intervistare il mister Gigi Di Piaggio, ex giocatore di Inter, Roma e nonché l'attuale allenatore dell'Under 21. Oggi parleremo di talenti del calcio italiano, di calcio internazionale e ovviamente dell'Europeo Under 21. Mister, ci racconta quali atteggiamenti deve avere un selezionatore come lei per individuare i migliori giovani e capire quando sono pronti per fare il salto in nazionale? Cosa deve fare per assicurarsi che abbiano una crescita adeguata? Ci sono dei metodi standard o è alla discrezione proprio del mister? A noi in Under 21 è una tipologia totalmente diversa rispetto alle Under minori, dove vai a studiare il ragazzo proprio dall'ABC. Noi abbiamo un database dove abbiamo tutte le relazioni dei ragazzi, dove abbiamo tutti i video dei ragazzi, dove sappiamo vita, morte e miracolo di quello che è successo negli ultimi anni. E io poi, dal canto mio, il mio modo di selezionare incentra molto la mia visione sul calcio internazionale, perché il calcio internazionale è un calcio diverso rispetto al calcio italiano. A volte non porto ragazzi che a livello di serie B o anche di serie A giocano bene, sono giocatori che sembrano comunque buonissimi, li provo, ma ho già la percezione chi può far bene a livello internazionale e chi non. E difficilmente ci sbagliamo, ma non perché siamo bravi, perché comunque hai un po' di esperienza dopo 80-100 partite a livello internazionale tra Under 20 e Under 21, perché ho fatto 2 anni di Under 20 e questo è il sesto di Under 21. Hai ormai i parametri sui quali tu ti devi poggiare per selezionare un ragazzo, insomma. Senta, ma cosa le intriga di più della Premier? E tatticamente parlando, secondo lei, perché il calcio inglese ha avuto un dominio così importante, soprattutto quest'anno? Ma la differenza sostanziale è il ritmo con il quale loro giocano, il coraggio con il quale loro cercano di andare ad offendere l'avversario, la voglia di andare a cercare in ogni situazione di fare gol, quindi la differenza sostanziale è quella, perché poi possiamo parlare che è una questione fisica, una questione di mentalità, ma il coraggio che loro hanno sempre andare nella metà campo avversaria fa un po' la differenza rispetto a quello che poi vediamo in altri campionati. Molti allenatori sostengono che in Inghilterra, perlomeno a livello di club, si tende a giocare un pochino di più e ad allenare di meno rispetto almeno al nostro campionato. Dal suo punto di vista personale, per raggiungere obiettivi importanti, è meglio adottare il modello britannico o il modello nostrano, quello della Serie A? Sono due correnti totalmente diverse. Noi siamo molto più tattici, se vogliamo, in Italia. Lì sono molto più... sono meno tattici, però hanno più, come dire... Se portiamo in esempio un allenamento di una squadra di club inglese e una italiana, in Italia per farli andare a 2000 i ragazzi bisogna sempre mettere una regola, i due tocchi, la metà campo, cose del genere. In Inghilterra tu puoi lasciare una partitina e andare via, vanno a 200 all'ora, sembra una partita della domenica. Quindi la differenza che poi riporti in partita probabilmente è questa. Ma io penso che al di là, perché noi poi i nostri allenatori sono i più bravi, perché non dobbiamo mai dimenticare che quando vanno all'estero vincono con semplicità i campionati, un motivo ci sarà. Quindi fondamentalmente loro giocano con meno tattica e più verve agonistica, ecco la differenza fondamentale è questa a mio avviso. L'Europeo Under 21 è oramai alle porte, ecco mister, qual è il giocatore avversario, perciò parliamo a livello di singoli adesso, che le intriga di più? Intrigano sempre quelli spagnoli, perché giocano un ottimo calcio e hanno sempre questa loro tipologia nel giocare la palla. Su tutti Fabian Ruiz, lo conosciamo molto, molto bene, Ceballos del Real Madrid, piuttosto che Rodrigo dell'Atletico Madrid, o Oyarzabal, Fornals, Merino, Borja Mayoral, sono quella tipologia di giocatori che è bello vederli perché sanno giocare a calcio, sanno interpretare una serie di situazioni, quindi la selezione spagnola è sempre in questi anni è stata un po' un punto di riferimento per tutte, non soltanto per noi, un po' per tutti quanti. Eh no, certo, giustamente anche quello che dice è vero, perché in Spagna la maggior parte anche degli Under 21 hanno già assaporato la Champions, l'Europa, insomma palcoscenici molto importanti rispetto ai nostri giocatori che stanno trovando spazio in Serie A ma non tanto quanto gli altri. Forse magari qualcuno non lo sa, perché noi siamo fortissimi ma gli altri giocano 5-6 anni in Champions League, Euro League e quant'altro, quindi
noi dobbiamo avere l'obbligo di pensare in grande, di pensare di dover vincere questo europeo, perché giochiamo in casa, perché siamo forti, perché abbiamo l'obbligo, come dicevo prima. Però i riferimenti, insomma, delle altre squadre non sono piccoli, insomma. La nazionale Under 21 quest'anno è senza dubbio una delle favorite per la vittoria finale. E la rosa è composta da tantissimi giocatori di talento, molto tecnici, che hanno avuto anche esperienza in Serie A e nel campo europeo. Dunque, se possibile, ci può dare degli spunti tecnico-tattici sulla sua rosa e su come ha intenzione di metterla in campo? Per forza di cose noi siamo accreditati ad essere una delle favorite per l'europeo, insieme a Germania, Francia, Inghilterra e Spagna. E proprio per questo ho citato 5 nazioni, proprio per questo il livello è altissimo e le difficoltà ci saranno in maniera più assoluta. Però dobbiamo provare a vincere questo europeo, visto che siamo in casa, visto che siamo forti, visto che verranno tanti giocatori dalla nazionale A. Il nostro modo di giocare sarà sempre lo stesso, nel senso di cercare di andare a giocare a calcio, di cercare di andare nella metà campo avversaria, cercare di proporre un gioco offensivo, equilibrato, cercando di far divertire la gente e in tutto questo di vincere, perché poi la differenza è proprio il risultato. E al di là degli aspetti tecnico-tattici che mi hanno contraddistinto in questi anni, dove ho proposto sempre la difesa a 4 per poi cambiare qualcosina in avanti, sarà dipendente dalle condizioni fisiche o psicofisiche dei nostri ragazzi, perché poi bisognerà mettere in quei momenti i giocatori che stanno meglio fisicamente, che sono più pronti. E tante volte oggi, visto che il calcio è cambiato, e giocarsi anche gli ultimi 20 minuti un giocatore, magari resta male nel momento in cui va in panchina, giocarsi 20 minuti un giocatore che può fare veramente la differenza. Quindi a volte le partite si vincono negli ultimi 20 minuti, nell'ultima mezz'ora. Neanche una strategia, quella magari di mettere un giocatore che tutti magari si chiedono perché sta in panchina, ma c'è un motivo. Quindi noi da tifosi, diciamo, vediamo a volte il prodotto finale non sapendo le condizioni fisiche, il lavoro giornaliero dei ragazzi. Quindi quello che valuterò, tornando alla tua domanda, è la condizione in quel momento del singolo giocatore, che farà la differenza sulla scelta per gli 11 titolari. Va bene, mister, per concludere vorremmo fare un gioco simpatico con lei. Le daremo 3 indizi per giocatore e lei deve individuare di chi stiamo parlando. Dunque, il primo giocatore ha giocato con la Padula nel Milan, ha segnato alla Juve e fa il centrocampista. Vabbè, Locatelli, questo è, dai. No, quando diceva ha giocato, stavo pensando, ha giocato ma ancora gioca al Milan oppure non riusciva. Ok, perché poi la Padula è andato via, vai. Il secondo invece è Castano, non ha mai fatto più di 10 gol in Serie A e quest'anno ne ha fatti 6. Ed è una discussione su se sia mancino o destro. Chi è? Pinamonti? Chiesa. È mancino? Sì. Ambidestro. Attenzione, ambidestro. Attenzione, eh. Effettivamente Federico non si capisce se è ambisinistro o ambidestro, però è ambidestro. Ambidestro? Sì, sì. Perché io ovviamente... No, tranquillo. Punto per il mister. No, mi sta rifacendo i trabocchetti, quindi è più di un trabocchetto questo. E per concludere, il più difficile, ha almeno 5 presenze totali nelle coppe europee. Quest'anno, tra un infortunio e l'altro, comunque ha vissuto la stagione della consacrazione, perché ha giocato sempre in titolare, ed infine ha fatto più assist che gol in questa stagione. Chi è quest'ultimo giocatore? È molto difficile. Zaniolo? Ci siamo vicini. Sì? Ci siamo vicini. Che è Pellegrini, chi è? Pellegrini. Bravissimo, è Pellegrini. Grazie mister. L'approfondimento con l'esperto Gigi Di Biagio finisce qui. Mister, noi la ringraziamo di cuore per aver parlato di calcio con noi.